Oh mio Dio, l'onda di Kendall! Corri, corri, aiuto, per la faccia! Aiuto! Da questa parte, da questa parte! Sto, ti stavo seguendo! Ma c'è la tua onda Gatta! Dietro di noi! Vieni, 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 questo è un posto sicuro. Guarda, ci sono degli attrezzi, sicurissimo, delle ceste. Sicurissimo sto posto. Ecco, sì, si sembra almeno. Oh, ci sono le cose per costruire. No, per la faccia, perché c'è la tua faccia qui? C'è la mia faccia! Perché c'è la tua faccia? Ho capito perché c'è la mia faccia. Perché sei stupido? No, perché l'onda di Kendall si combatte con una super casa di bella faccia, vero? Ah, vabbè, allora vincerà l'onda di Kendall. Ma okay, non è vero, non dire cavolo. Siamo spazzati, se è così. Muoviti, iniziamo a costruire, forza. Io mi prendo subito una macchina. Allora, ci no, 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 ti piacerebbe, no. Non ci sono le chiavi, ciccio, eh? Ma porca miseria. Non ci sono le chiavi. Ma perché mi porti sempre in questi mondi disastrosi e disastrati? Tiella quella sempre macchina. Per cosa? Perché possiamo fare una barricata di macchine. Ah, certo, la famosa barricata, la barricata di macchine. Ci arrivano tutte addosso. Aspetta, ma mi serve un piccone. Allora, comunque sia, dovrebbe essere lì dentro. Inizio a fare tutta la casa di bella faccia, perché sicuramente a quella stupida onda la distruggeremo, quell'onda nabba. No, non credo, perché mi è sembrato un'onda molto forte. A me è sembrato un'onda veramente no, stupida. No, no, ma hai visto che era gigante, forte, soprattutto. Secondo me è un'onda che non ha un'idea, secondo me. Sì. Però, fatti vedere un attimo in faccia. Fatti vedere. Aspetta, serve l'arancione. È lì la mia faccia, ci vuol molto a guardare. Ah sì, in effetti hai ragione. Aspetta, questo va fatto doppio. Sì, vedi? Va fatto doppio, bravo. Va fatto doppio. Bravissimo. Te lo devo insegnare io come si fa la tua faccia, non c'è uno specchio. Continua così, silenzio, non ti sto ascoltando. Sto silenzio pensando. Silenzio in aula. Silenzio in aula. Silenzio, Bruno. Detto da te che c'è solamente un'auto qua dentro, eh? Che c'è, che cavolo, abbiamo un'auto qua dentro. Ti no, non ho detto silenzio in auto. Silenzio in aula. Silenzio in auto. In aula. In auto si deve fare silenzio. Lasciamo perdere. Allora, questo deve essere doppio, no? Non doppio, lo so, falla. Senti, io ti faccio strabico sto. No, non mi fai strabico. No. Sì, sì, ok, sì. Allora non sopravviveremo mai a quell'onda stupida. Bella faccia. Io guarda le proporzioni di questa cazzo. Ma fanno schifo. Sei larghissimo. Ma che cavolo è? Vabbè, l'importante è che mi assomigli un pochettino. Il Scusa, resto non conta. Vieni, no, non vengo, basta. Vieni qua fuori, no, a guardare quanto sei largo. No, sei non allungato. No, non voglio vedere. Tanto qui guarda, ci mettiamo un bello specchio perché voglio vedere l'onda. Mamma mia, un disastro. Tutto deformato. Sei un disastro, guarda, non posso mai. Ma l'onda da dove viene? Dall'onda? L'onda stava arrivando da là, ti sei già dimenticato? Non ho un buon senso dell'orientamento. Non ho un buon senso dell'orientamento. Qua giallo ti faccio, okay, dai. Ok, qua facciamo le porte. Ok, ma qua come mai? Ma come mai arrivano tutte queste onde strane? Sai cosa serve? Grazie per la risposta. Scusa, dimmi. Ti sto ignorando. Grazie. Sai cosa serve sotto? Cosa serve sotto? Ti devo fare. Com'è che si chiama quella pappagoggia che hanno i. Ma non ho una pappagoggia. Ma non è. Non sono i gerbigli, i bargigli. Bargigli, ecco come tu si chiama. Sei bandito da tutti i McDonald's. Sono bandito dai polli. Tu sei l'unica persona al mondo che sa che cos'è un bargiglio. Un bargiglio, non è difficile, quello che ho sotto il becco. Dai, muoviti. Vai, muovilo un attimo. Continua così. Guarda, io ho le macchine, stupidino, le avrei utilizzate così, una mega barricata. Ma certo, adesso lo facciamo, aspetta, prima fammi costruire le mura. Cosa fai, una casa senza mura? Tu sicuramente vuoi che la casa venga distrutta, vuoi che affoghiamo, solamente per dire, oh, l'onda di Kendall è super... Per dimostrare che l'onda di Kendall è potentissima. Guarda, certo, guarda le macchine, come si usano, ah, che spreco. Macchine molto costose, bella faccia. Macchine molto costose. Questa macchina l'ho comprata a 5 euro l'altra volta. Non distruggere le macchine da 5 euro. Che riesco a romperla con i pugni. Con i pugni, bravo, e non la droppa nemmeno. Bravo, un applauso a Kendall. Che ronda pensa che cosa può fargli se con i pugni la rompo. Stai tranquillo, ho del bambù qui. Guarda, io qua invece ho delle casse. Mettiamo le casse qua davanti. Tutti sanno che il bambù ferma le onde. È risaputo. È... No, ok, sì. Ho finito i blocchi, dovrò usare la lana. Hanno la clorofilla dentro il verde, perché lo sai cosa serve il verde? Sì, bravo, bravo, non hai studiato. Per quello, certo. Per quello. Sì, sì. Allora, io non so in quale mondo fantastico vivi tu e per quale motivo degli spuntoni, delle trappole possano fermare uno tu, tsunami. Allora, meno pensa, bene, meno usare il cervello, più improvvisare, okay? Funzionato molto bene fino ad ora nella tua vita. Ok, continua. E comunque non hai fatto neanche il tetto, sei una delusione. Ma non ci sono più blocchi, con cosa non come non ci sono più blocchi, stai scherzando? Oh mio Dio. Vabbè, c'ho questi.
Posso starli di altro colore? Usali. Muoviti. Okay, allora ti faccio un tetto arlecchino. Lo sai l'onda di Kendall come si combatte? Con i segnali con di stop. Metti in diamante. Ah. Guarda, perché Kendall dovrebbe essere... Cioè, tu dovresti essere un bravo cittadino. Rispetto la legge, rispetti sì. la legge. Esatto. Io allo stop mi fermo sempre. Tu allo stop ti fermi sempre? Per 4-5 secondi, sì. Non è vero. Sono la precedenza. Guarda, allora rivestiamo tutta questa bellissima casa di questo personaggio super famoso e super bello. Chi? Con questo il personaggio. Quale personaggio? La casa di Bella Faccia. Chi è? Io. Ah. La rivestiamo con tutti i fili. I fili spinati. I figli? Da quanto è qua c'ha dei figli? Non i figli, i fili. I figli spinati. I figli. Poverini i tuoi figli. Lasciamo, hanno le spine i miei figli. Ok. Oh mio Dio, ma che cavolo hai fatto qua? Un disastro. Sto facendo il tetto, cosa ho fatto? Ok, dove? Guarda, metto anche i coni. Perché secondo me l'onda di Kendall ovviamente è già stupida. Cosa? Ho preso danno. Vabbè, deve fare danno la casa, se no che cavolo serve? Scusa. Ma allora che cavolo ci stiamo dentro che se ci fa danno? Ma ci no, fa male. Non ci deve fare danno dentro. Cosa hai messo? Gli squali dentro, scusami, Ah, li tolgo, aspetta un attimo. Ok, guarda, ho rivestito tutta la casa. No, fammi entrare. Bravo. Devo togliere gli squali. Continua così. Poi, guarda, ho messo delle torte. Perché sappiamo che all'onda di Kendall all'onda di Kendall non piacciono le torte. Perché a lui piace il salato. Sì, sì, scusa, ragazzi, è per mangiarsele lui tutto. No, guarda, le metto durante qua. Durante tutta l'apocalisse si mangerà tutte quante le torte. Guarda, per sopravvivere, guarda, sacrifico le torte. E ne porto due dentro la base. Ah, è perché? Sentiamo, Ne porto due dentro la base perché... Per decorazione. Per decorazione, sì. Mica le mangi. Ok, allora, poi, vediamo. Io metto le librerie qua. Io decoro un po' perché te non decori mai niente. Ma cosa cavolo è un bunker per salvarci da uno tsunami? Chi se ne frega di come decorare? Ma te l'ho sempre detto, è meglio decorare perché se diventiamo pazzi qua dentro ci deve essere un pochettino di senso civico. Ma io sono già pazzo. Ah, sì, in effetti sì, però io non voglio diventare pazzo come te. Ok, vasi, un orologio. Un orologio per vedere quanto passa. Ok, dovrebbe arrivare da un momento all'altro l'onda, Kendall, quindi muoviamoci. Allora, guarda, metto anche il fuoco perché tu dovresti avere paura del fuoco, no? Sì, ma l'acqua lo spegne, vabbè, sì. Vabbè, ok. Mettiamo anche le ragnatele. Perché non bene, so, magari tu pensi... Sì, io ho paura dei ragni. Hai paura dei ragni. Giusto, okay. Giusto. Quindi possiamo un pochettino sperare. Metti anche un po' di, non lo so, soldi, diamanti. Io ho molta paura di quelli. Io non li ho. Aiuto, sono incastrato. Aiutami. Ecco. Addio, bella faccia. Oh, sta arrivando l'onda. No, aiuto. Oh mio Dio, sta arrivando la tua stupida onda. Muoviti, entriamo. Casa. Entra qui dentro. Ma delle porte di legno, bella faccia. Quelle di ferro. Oh mamma mia, Kendall, guarda! Siamo spazzati! Tieni, prendi i popcorn, guardiamo la nostra morte. Oh mio Dio, Kendall, ma che cavolo è successo? Che bella però quella finestra in questo modo, mi piace molto, devo mamma dire. Mamma mia, che distruzione, la odio questa onda. Guarda, guarda qua! Figata. Hai visto che roba? Sì, c'è tutto il lucernario, possiamo vederla. Mi raccomando, non rompere niente perché altrimenti l'onda dopo entra. Oh, che cavolo sta succedendo, guarda! Comunque è veramente strano che non si sia ancora rotta la casa. Oh mio Dio. Sei fuori? Kendall? Eh? Sei fuori? Ehi. Ma non ti fa... Ah, sei qui, eccoti. Ok, Kendall, dovrebbe essere passato tutto. Andiamo a controllare, okay. Forza. Aspettiamo la nostra morte qua. No, è andata via, l'onda, è andata via. Veramente? Oh, porca miseria. Ma che cavolo... I miei fratelli. Ma che cavolo è successo? I miei fratelli. L'onda ha lasciato dei mini Kendall. Ciao, ma sei bellissimo. Sembrano un po' stupidi. Oh, ciao. Hola, hola, tutto bene? Bellissimo, bellissimo questo mondo. Guarda, buttiamoli. Ma sono stupidi. Oh, allora non ti permettere mai più. Ma sono un po' stupidini, neanche rispondono. Tutto ok? Kendall? Kendall, non sei un NPC tu. Non sei un NPC, è inutile che fai così. Comunque sì, ho avuto un'idea geniale. Mettere tutte le macchine, mettere le ragnatele. Il bambù ha funzionato a dovere. Guarda che ti vedo che sei qui, sei l'unico con la scritta. Ok, vai in acqua, stupido. Ora oh dai, acqua. Ma che cavolo, non si può nemmeno fare una gag. Comunque sia, ho avuto un'idea brillante. Sono un vero genio. Hai visto che roba siamo salvati. Siamo sopravvissuti. Dillo, finalmente. Tieni, prendi un po' di popcorn. Oh, grazie, sono patatine comunque sia. Sono anche i popcorn. Fantastico. Hai visto che quell'onda era stupida, non poteva nulla contro la casa di Bella Faccia. Te l'ho ma detto. Ne arriverà una più forte, Bella Faccia, io te lo posso già dire. Me l'hanno detto i miei fratelli.
fratelli, vedi? I tuoi fratelli? Sì. Dai, rimani allora a parlare con i tuoi fratelli. Avrò. Ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Vabbè. Ovviamente la casa di Bella Faccia era molto più forte dell'onda di di Kendall. Da noi è tutto, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao! Ciao!